discipline analogiche di Stefano Benemeglio sono anche sinonimo di comunicazione totale. Attraverso il modello della comunicazione analogica non verbale da lui messo a punto, che consente di interagire con se stessi e con gli altri parlando simultaneamente ed ascoltando simultaneamente due lingue, quella delle parole, del linguaggio verbale e della razionalità alla quale siamo da sempre abituati e quella delle nostre emozioni. Abbiamo quelli che sono i segnali appunto di feedback che possiamo riscontrare nei nostri interlocutori e anche su noi stessi, quindi quei segnali che ci fanno capire se la comunicazione sta andando a buon fine, cioè se stiamo attuando una comunicazione efficace che sta ottenendo un risultato. E questi segnali sono per l'appunto quelli di carico-scarico tensionale, gradimento e rifiuto, secondo il punto di vista dell'inconscio. Senza di questo non ci sarebbero le discipline analogiche, senza quindi la nostra istanza analogica, il nostro inconscio con il quale noi possiamo comunicare in maniera diretta. E allora a cosa ci serve per l'appunto questa comunicazione diretta? Ci serve a capire realmente quello che il nostro interlocutore e quello che noi stessi in prima battuta stiamo pensando, stiamo vivendo dal punto di vista emotivo. La comunicazione è lo strumento che noi abbiamo per interagire con il nostro prossimo, ma anche interagire con noi stessi. Quindi la comunicazione intrapsichica con noi stessi è fondamentale perché ci porta a conoscere noi stessi e a ritrovarci. È importante raggiungere la felicità. Il nostro è un benessere olistico praticamente che offriamo e che si raggiunge attraverso il ritrovarci, attraverso queste comunicazioni efficaci verso gli altri ma anche verso noi stessi, affinché si ricomponga in noi stessi l'armonia.